anche un coro meraviglioso. Anastasia, Good Luck Forever! Veramente una voce da brividi. Ora invece abbiamo un attore divertentissimo, simpaticissimo, tenerissimo, che pensate, ed era giusto che accadesse, ha vinto il David di Donatello alla carriera. Il suo nome è Cipollino. Per questo le mie ragazze della fortuna gli vogliono dedicare, siccome lui è sempre giovanissimo, Young Boy, ragazzino. Eccole qua. Ciao Raffaella, come stai? Sono Johnny, come stai? Raffaella, come stai? Ciao, per piacere, che come va? Che voce prepotente. Giungi un posto a tavola. A parte i capelli ci stai benissimo. No, ma i capelli mi metto, perché l'ultimo film c'è un bel parrucchino, che è veramente fantastico. Ah, sì? Sì, una cosa fantastica, veramente. E ti piace molto col... Beh, insomma, sai, insomma. Vieni con me. Non lo so... Sei bellissimo. Guarda, ti sei messo in smoking, pensa, per le mie ragazze. Sì, mi sono messo in smoking. Pensa che basterebbe un ciuffettino dei suoi, l'ho messo io sulla posta. Oh, ma è vero, un, eh? Un robino. Chi troppo e chi niente. Cosa, ragazzi, ne fai di tutti quei capelli lì? Dagliene un pochettino. Dagliene un pochettino. Ha ragione Massimo, eh? Ma dai, allora, prima estraiamo il numero. Devo tirar fuori? Una di queste. Mi do una bella remenata? Ma fa come ti pare. Mi sono fatto male molto bene, poi niente, tiriamola. Va bene, va bene. Eccolo. Perché qua c'è una sbarra. Eccolo mezzo qua. Tiriamo? Dai. Bisogna girarlo? Eh certo. Ma che lo giro, eh? Sembra, andiamo, che è la prima volta che viene a Carramba. Ah, è vero, c'hai ragione. Allora. Ehi, che bello. Magico. È magico questo numero, eh? Dai, fallo vedere. Seven. 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 Numero 7 ha estratto Massimo Boldi. Allora vi ricordo gli altri, che sono 52807. Quindi se volete potete cominciare a telefonare, ovviamente solo le persone che hanno questi 5 numeri. Il nostro numero di telefono è sempre quello, 0878-2000, senza nessun altro prefisso. Non c'è prefisso. Non c'è, diciamo. No, c'è 0878. Basta. Ah già, è vero, c'è prefisso. Sai che ballerei con te? Sì, yeah. Ascolta. Ok. Tu, come dire, aspetta, non mi viene proprio... Vabbè, te lo domando così come mi viene. Voilà. Come stai a tatto? A tatto... Tatto, il senso, tatto? Beh, non so. Ce l'hai sviluppato il tatto? C'ho un tatto che non è veramente... No, io, no, parlo, io parlo del tatto. Ah, vero. Il tatto proprio, sì, sì, ma abbastanza, insomma, non lo so. C'è abbastanza? Credo abbastanza, sì. Perché adesso, mettete qua, io vorrei fare una gara... Ciao, Valeria. ...fra te e Valeria. Come stai? Cipollina. Cipollina, si può alzare? Certo. Lascia tutta mezza pantera lì, cos'è, okay, insomma, tigre, insomma, ecco, brava, così. Tanto... lo so. No, no, ah, no, non è che devi fare il toccatruga con lei. Ascolta, tu riesci a riconoscere delle cose toccando, però bendata? Sì. Ecco. Lei riconosce le bendate? Lei, beh, lui lo riconoscerei subito, così. Ecco, lo riconosce subito. Allora, venite con me. Adesso facciamo una gara.
e vediamo chi di voi due vince, cioè praticamente riesce a riconoscere più di quattro cose. Adesso vi spiego. Possono essere animali, sì, di qua Valeria e di qua Massimone, sì, possono essere animali, cose o persone. Voi adesso siete bendate. No, no, ti porto io. Non fatemi degli scherzi, eh? Degli scherzi? Non fatemi degli scherzi, eh? Ma cos'è? Sei pronta per truffare? Vieni con me, adesso ti porto io perché non vedi. Non ti vedo. No, no, non vedi. Allora, adesso... Ah, no, dove vai? Fermati. Piano, piano. Certo che muovere questo monumento è difficile. Non ti avvicinare troppo. Così, una distanza umana. Ok. Portami indietro un attimo, Massimo. Mi devo bendare, Raffaella? No, no, tu stai bendata ferma. Tu vieni qua. Stai qui. Poi non vedo niente. Allora, no, ferma, ferma. Devi... Valeria, non si deve sbendare. Ti sei sbendata? No. Dille bugie con me, che io ti do una schiacciata. Mamma, come furba. Che cos'è questo? Tocca a me? Tocca, piano piano. Non fa male, sicuro? Non fa male. È qua. Piano piano. Dai, che cos'è? No, lo devi dire te che cos'è. Aspetta. È una cosa che si può trasformare in che cosa? Dai, mi fate spaventare. No, beh, ha ragione. Silenzio, ragazzi. Che cos'è? Ma secondo te? Morsica? No, 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 nessun pericolo. Oh. Che no, ma ecco, tocca adesso. Ecco, che cos'è secondo te? Ma è la mano di uomo. Ma che? Con quattro zampe. No, ma no, c'è anche che lo tiene, certo. Però non fa. Ma l'hai riconosciuto o no? Aspetta. Ferma che se ne va. Se ne va! Ferma, non ti muovere. Non ti muovere. Lo prenda. Dai, Valeria, se non ti sbrighi, dai, va bene, muoio io, tu scegli, sto sudando già. Ferma, tocca e dimmi che cos'è secondo te. Mi sembra un qualcosa di... Sbrigati? È morbido. Sì, vabbè. E allora è? È tipo... Dai. Una rana? Non ti posso dire se hai indovinato. Non andiamo avanti. Non ti posso... tutti io e Massimo? Dopo. Per questo non ti posso dire se hai indovinato. Fermi, sta ferma con le mani, che è meglio. Mi fate usci. Oh, ma non è che adesso mi tiri fuori un leone? No, un leone no. Okay. Non ci sono. Di te mi fido, eh? Sì, fidati. No, ragazzi, qua io non ne posso più, eh. Vado? Ecco, vieni, vieni di qua. Fermi. No, ragazzi, non fate così. Guarda. No, fidati. Io sono abbastanza... Ma no, ma ci sono io che ti salvo. Oddio, che occhi gialli che ha, ragazzi. Vieni qua con me. No, dai. Io guarda, ecco, basta, non esagerare. Ma questo è un cagnolino. Ma sai che cagnolino? Vabbè, che cos'è? C'ho le piume. E allora? È un uccellino? Sì, un uccellino. Vabbè, dopo ti dico che uccellino è. Vai. Aspetta, dai, dammi la bustina. Vieni qua, vieni qua. È tipo anatra? No, non è, è andata via. Un piccione? Bella. Questa è una cosa bellissima. No, se vieni con me, dai, amore, sì, che fa paura. Questo... No, no, l'ho già toccata io, dai. Che cos'è? Questa la riconosci subito. Dov'è? È qua. No, no, vieni, vieni, dammi la mano. Se non mi... Qua, questa la riconosci subito, dai, bellissima. È bellissima questa, che meraviglia. È dura, una tartaruga? Bravo. Non lo devo dire. Ah. Va bene. Bellissima. Ma quanti sono? Ma non so. L'ultimo, l'ultimo. Oddio. Oh. Raffaella, però io non vedo niente. No, aspetta, no, non ti agitare, che sono già agitata io. Se te ti muovi tanto non mi avvicino. Senta, calcia? Ma cos'è, un cavallo? Sì, un cavallo. Vieni, lei mi dà un calcio. Senti, fermati qua, dammi, abbassati leggermente. Mettiti a chinino, così. Così? Ecco, così, bello. Un cane? No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco. Com'è morbido. Una capra. No, no, dai. Aspetta. È una capretta? No. Vabbè, non è importa. E bam, tipo un cerbiattino? Un cerbiattino? Che carino.
Sì, adesso non ci giocare per 6 ore, che non si no, sa mai. No, cioè, questo è un cerbiattino. Ma se non c'ha le corna, come fa a essere un cerbiattino? Ah. Ma è tipo, non lo so. Non lo sai, va bene, ok. Adesso, ragazzi, ve la fido. No, no, adesso mettiti lì. Sì, sì, puoi toglierti la la cuffia, ho sbagliato. Non sono abituata, sto sudando io. Ma non è una cosa paurosa, eh. Solamente bisogna essere bravi. Ecco qua. Uè, guarda che ho sentito urlare. Quelli, lì, lì. Che cos'è? No, no, non è quello, dai. Ma io ho sentito... Dai, tocca questa cosina, là, lì. Dai, mi fa schifo, mi fa. Però se gli dai un bacio... Come gli do un no, bacio? No, tu, voglio dire, nelle favole. Che cos'è? Posso dirlo? Ma è un animale? Sì. Un animalone? Un animalone? Ma come, piccolino, non lo vedi? È un rospo. Bravo, hai indovinatissimo. Vieni qua, secondo. Avanti, facciamo uscire, eccolo qua. Allora, tu adesso puoi accarezzare questa cosa meravigliosa qua. Ma ho un po' paura io. Ma no, ma scusa, ci sono io. Loro scherzano. Striscia, dammi retta a me. Ecco, vai. Ah, sì, sì, ho capito cos'è. Cos'è? È la Marini. Cos'è? No. È un animale, non senti? Allora, aspetta, questo mi sembra... Se stanno con le braccia che non le... Ecco, se tu l'allunghi, senti tutto. Bellissimo. Sì. Questo è un esemplare meraviglioso. Meraviglioso. Sì. Ed è? Un'oca. No, ma che oca? È magrolino. Magrolino. L'oca è grossa. È grossa. È una gallina. E poi dici che assomiglia alla Marini, poi dici oca è gallina. Va bene, lo so, scusa, ha ragione anche tu. Sono un po' emozionato. Che cos'era allora quello? Era una gallina. Una gallina. Un pollo. Un pollo. Non era un pollo. Non era un pollo. Questa la riconosci anche tu di sicuro. Metti le due mani, guarda, non avere paura. Sì. Bella, bellissima. Che meraviglia. Pronto? Scusate, posso... No, no, è troppo dura. Orca come dura. Sì. È una scorza dura questa. Questa qui è... Dai, Massimo, su. È una cosa che la devi riconoscere. Dove? Sta sulla terra? Sta sulla terra, sì. Tartarugone, sembra. Bravo, anche tu l'hai indovinato. Un tartarugone è meraviglioso. Adesso vieni qua. Mettiti anche tu. Abbassati in ginocchio. Insomma, in ginocchio. Abbassati un pochino, ecco. Sei all'altezza della cosa che devi toccare. Uè, ha soffiato. Cos'è? Ma cos'è? Dai, su! Ma l'ho capito! È un piumino questo qui! No, sì, ma non è la cosa, è la Marini che ti prende in giro. Voltati. Vieni qua. Ehi, vuoi venire qui? Aspetta, Faccio, guarda che meraviglia, ha ragione, bellissimo questo. Dai, ecco. Guarda, appoggia anche la sua testina. No, quella so io. Non gli dare la mano negli occhi. Bellissimo. Che bella che è. Bella. È una capretta. No, non ha le corna, ma insomma voi è vero. Li conoscete gli animali. È una pecorina. Allora, è un animale un po' raro, ecco. Molto raro. No, mo non c'è più. Vieni. Dove è andato? Vieni qua. Oi, forse ho capito cos'è. Cos'è? È un cavallino piccolo piccolo. No. 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 È una... Alzati in piedi. Io devo dire che hanno fatto 1-1 perché... Ah no, ha vinto lui perché ha riconosciuto il rospo. Era un lama, un piccolissimo lama che ora torna subito a dormire. Era bellissimo. Bene, ragazzi, devo dire che siete coraggiosi perché ho sudato. Ho vinto io. Hai vinto te, hai vinto te. Va bene, per cavalleria in realtà ha vinto. Siamo pari. Comunque, bene, allora tra poco, ragazzi, non riguarda voi ma riguarda qualcuno qui nell'auditorium, ci giocheremo una rossa. Una rossa. Le
immagini della visita di Michael Schumacher, che l'anno scorso è venuto qui da noi, e noi vogliamo congratularci con lui. Io sono Emiliana e quindi con tutti quelli che lavorano alla Ferrari, naturalmente, e io sono Emiliana, ma la Ferrari è amata da tutti gli italiani di tutto il mondo. È vero, è vero. Auguri, complimenti! Ci giocheremo una rossa, ho detto, dopo la pubblicità. Grazie Valeria e grazie Massimo.